distingue il vostro repertorio un po' da quello degli altri paesi è che la musica e lo stile si differenzia a seconda delle classi, delle feste. Quindi le feste che erano una volta di prima classe, di seconda classe, di terza classe, hanno degli stili e dei modi proprio di suono profondamente diversi. Questa è una grande ricchezza che negli altri paesi non c'è. E questo ha fatto sì che piano piano con Lorenzo noi imparassimo la differenza dello stile. Per esempio il primo pezzo che abbiamo fatto, che era un allegretto, aveva uno stile tipicamente settecentesco, chiaramente, mentre il secondo pezzo, già quando si parla di foxtrot, che sono ballabili che vengono dagli Stati Uniti dall'inizio del Novecento, avevano uno stile profondamente diverso, ancora come le mazurche o come le polche. E Lorenzo ci ha insegnato questo, l'abbiamo registrato tantissimo, ed era la grande disponibilità a raccontare. La particolarità però è che, come posso dire, Lorenzo non ti raccontava mai le cose a fiumi o a cascata, ma era andare a cercare. Il bello è anche dell'indagare e dello scoprire che dietro ogni racconto poi c'era un altro racconto. Quello che dico, forse ci avrebbe ancora raccontato molto, questo non lo sappiamo, però già quello che noi abbiamo potuto ricevere è stato un enorme dono, e la bellezza di questo sono il fatto di poterla trasmettere ai nostri giovani. Tanto che, perché hanno portato via l'urgenza il proiettore, allora noi continuiamo ovviamente a suonare, questi ragazzi tornano qua, facciamo adesso due pezzi. E facciamo a questo punto una mazurka che fa parte ancora del repertorio di Manot, che è stato un grandissimo compositore. Suonare piranesa vuol dire anche ricordare tutti i campanari che ci sono stati prima. Io dico sempre, quando noi suoniamo, in realtà nessun campanaro muore mai, veramente, perché muore fisicamente, ma il suo modo, il suo stile si conserva. E questi pezzi, una parte di questi pezzi li abbiamo ripescati da questo splendido gioiello, questo manoscritto di trascrizione. Questo è il brano numero 21 per battesimi di prima classe. E il pezzo successivo invece è uno dei pezzi più belli e intensi, è la sonata delle confraternite, e quella sonata che viene fatta per la chiamata, ovviamente lo sapete che le confraternite devono poi confluire verso la basilica. Tutti i brani di tradizione ottocentesca che si sono mantenuti praticamente inalterati e che, come abbiamo preso, così li abbiamo insegnati. Thank you.
una delle ultime volte in cui abbiamo suonato insieme, anzi forse l'ultima pubblicamente, eravamo insieme a Massimo Zebbiani. Massimo è il nostro grandissimo amico, è campanario di Nembro, vive da anni in Bresciana e promuove con noi anche l'espansione un po' così della riscoperta della tradizione campanaria anche al di fuori. E abbiamo portato un castello mobile di campane a Barghe, che è in Valsabbia. In quell'occasione Lorenzo era venuto con noi e aveva suonato questo pezzo che per me rimane uno dei più belli in assoluto, non l'avevo mai sentito. E come faceva Renzo, lui in occasioni importanti sfoderava pezzi, e secondo me lo sapeva, anche se faceva più di niente, che io non avevo mai sentito. Questo, da quello che mi ha raccontato, era una delle vecchie sonate che veniva fatta durante le novene, a 8 o 9 campane. Probabilmente deriva da una canzone degli anni 20-25 che si chiama Come pioveva, penso. E poi era stata riarrangiata, riadattata al mio ritmo. E comunque vedete cosa si riesce a fare con 8 campane. Ma soprattutto direi io, adesso la serata è stata un po' accidentata, rimonterò poi tutto e lo metto. Ho voluto mettere il primo brano che era fatto sulla tastiera di colore verde a Zogno e quest'ultimo per indicare un po' il carattere della persona. Il primo era La Potenza, era forse il pezzo, credo uno dei più belli di Gandino, era un valzer di battesimi di prima classe di Manot, proprio manoscritto, mentre questo pezzo rappresentava proprio la dolcezza, che è un tratto che Renzo non avrebbe mai immaginato, su un uomo così rude, con questo vocione, timido, eppure attraverso la musica il grande artista è in grado di esprimere questo. Credo sia il più grande dono e ringraziamo Renzo che sicuramente resterà sempre con noi. Noi chiuderemo questa sera con un brano religioso, voi se avete sentito non sono degli urli, la nostra cantante giapponese che stava scaldando la voce adesso verrà e eseguirà insieme con le campanine Domenicissimo, che è il canto che farà. E intanto presento tutti i nostri ragazzi che hanno partecipato alla serata, e intanto Enrico è lì nell'angolo, intanto li presento tutti, vengono da varie parti della Bergamasca e con grande orgoglio veramente li presento, prima volta che sono insieme. Una serata splendida musicalmente parlando. Nostro Davide Milesi da Roncobello San Pellegrino. È un chitarrista rocker, metallaro e tutto, però si presta anche alle campane da sempre, è iniziato. E poi abbiamo il nostro Francesco Losma, che è anche organista di Roncobello. Suona la chitarra, le campane, il basso acustico, il nostro Francesco Willis Nemo. Campanine, campane più non posso, da San Giovanni Bianco, il nostro Gianni Bianco. E da Trabucchello, frazione di Isola di Fondria, nell'Alta Valle Brembana, Patrick Paganoni. L'ennese che è qua, così vediamo la parte geografica della Valle Brembana, è direttore della banda di San Martino Trelagoggia, il nostro Manuel Cortinovi. Non fare gaffe e dimenticare persone, vedo dalla vicinissima Leffe, un grande della musica delle campane, il nostro Pietro Pezzoni. Poi abbiamo dalla Valle Seriana alla Media, la pura dura, quella che era proprio di Campanella, abbiamo il nostro Mattia Fagnini. La zona dura dei campanari proprio inossidabili, il nostro Tommaso Di Scanzi. Grande maestro della tradizione campanaria, suona dall'età di 12 anni più o meno, quindi ormai sono 120 anni, Demetrio Paris di Nesco. Da
macinate sopra, perché bisogna stare attenti a non sbagliare. Luca Brignoli. E il nostro Andrea da Sarnico. Poi da Tokyo ha preso un aereo, atterrato in Valbrempana, è cantante lirica, si è fermata qua in Italia, complice l'amore, come sempre, la nostra Noriko Habuki di Tokyo. Speciali che devo fare assolutamente. Allora ringrazio intanto il nostro amico Massimo Zigliani di Nembro, che è sempre un scrittore morale, poi un grazie di cuore sempre a mia moglie Dominga, che è il tecnico. Tesserati, federati, sostenitori che sono presenti questa sera, davvero grazie, grazie di cuore. E un grazie di cuore al nostro Eligio, che ha in maniera veramente divina organizzato la serata e l'accoglienza. Grazie di cuore. Io sarò brevissimo perché lo sapete, perché è stato detto veramente tanto, forse non abbastanza per le persone che dobbiamo ricordare viventi e quelle che ci hanno lasciato. L'ultimo Lorenzo Nesa e tutti quelli che sono stati nominati poc'anzi. Una sola frase, quella che quando entriamo in Basilica vediamo riferita ad altri, molto al Signore, per carità, a Cristo, ai Santi, è tenuta da due angeli con un cartiglio così fissata nella pietra, nel marmo, e dice: Maior quia humilio, il più grande perché il più umile. Ciascuno capisce tutto quello che c'è in queste parole e come si possono adattare a Lorenzo, no? Perché si vuole mettere agli onori degli altari, il Signore conosce gli animi più di ciascuno di noi. Ma perché si è detto all'interno della Lombardia che siamo sia il più grande, forse magari anche a livello italiano, non ci importa. Ci importa averlo ricordato questa sera, aver ricordato con lui una tradizione che continua. Una tradizione che qualche volta fa nascere anche qualche patema d'animo, perché qualche telefonata nel passato arrivava per indicare che forse con queste campane abbiamo voluto valorizzarle, non abbiamo mai voluto spegnerle e semmai cercare di considerare i luoghi, cioè i desideri di tutti è sempre impossibile, sia per le campane che per altre ragioni. Cerchiamo ogni volta di capire il senso delle cose per poter discernere quale sia la direzione migliore da seguire. Maior quia humilior, ce lo auguriamo veramente a ciascuno di noi. Possiamo lasciare con la nostra umiltà un segno non del nostro passaggio, ma di quello del Signore che si manifesta anche attraverso i doni che lascia a ciascuno. Grazie e buona serata a tutti. Donando questa pubblicazione che è stata citata, che ho preso tra le mani tante volte, per ragioni diverse, le più belle, anche un po' le più difficili, e al nostro carissimo Fiotti, che ho avuto l'occasione di incontrare in questi mesi, di ricevere anche così i suoi programmi segreti che saranno più avanti esplicitati. L'assessore della cultura vuole fare dono del libro della storia di Gandini. Un applauso. Grazie. Silvio, vorrei che anche un omaggio floreale giungesse alle nostre signore, sorelle. E poi un dono che consiste nelle nostre pubblicazioni, sono tante, dobbiamo ringraziare ancora una volta chi ci mette mano nel conservare i beni della parrocchia, il Museo d'Arte Sacra, ne avete una selezione. Qui dobbiamo ringraziare coloro che ci mettono passione, tempo, persone che credono alla cultura di Gandino, non ultimo Silvio, non cito le persone che comunque sono autori di questi testi, dove lui spesso ci ha messo la mano o comunque ha fatto in modo che, trovandosi nei posti più opportuni, la parrocchia potesse pubblicarli anche con un contributo economico
senza il quale sarebbe difficile portare avanti tutte le nostre iniziative. Grazie dell'apprezzamento, ero sicuro che ci fosse e vogliamo veramente augurarci che continui ad esserci in futuro. Buona serata. Thank you.
ringraziamo Luca Fiocchi.